Ciao ragazzi, torniamo a parlare di bonsai. Pre-bonsai, sto ricevendo un sacco di domande per quanto riguarda la scelta del materiale di partenza. Ho già fatto questo video, facciamo punto della situazione, cerchiamo di capire come scegliere una pianta che funziona bene per un neofita, ok? Dico questo perché, come vedete, ragazzi, sì, a me piacciono gli olmi, gli acer tre denti, sono piante semplici, però ho anche altre piante, come ad esempio il leccio. Che ovviamente è un'altra di quelle piante gettonate, secondo me, che funzionano molto bene, soprattutto nel centro Italia, centro e sud Italia. Al nord ci può stare, però se avete un clima molto freddo potrebbe darvi forse qualche problema, no? Perché meno male sono mediterranee, ok? Però questa, il leccio, ovviamente se è concimata come si deve, se è in un substrato specifico che funziona, diventa uno di quei carro armati devastanti. Se avete visto il mio video precedenti ragazzi, avete visto che... Oh, è troppo grande. Avete visto che come pianta non aveva tutta questa roba, l'ho fatta abbastanza in fretta, che okay, ci avrò messo un anno e mezzo, sì e no. Quindi il leccio se è potato bene, concimato bene, annaffiato, se prende luce, substrato specifico, ragazzi, diventa veramente un qualcosa di devastante, assolutamente. Questo vale anche per le altre piante, ok? Facciamo un punto della situazione per quanto riguarda le zelcove, perché ovviamente il neofita va nei gruppettini Facebook. Qual è la pianta che devo prendere per iniziare? Tutti, olmo, zelcova, e va bene, e ci sta, è una pianta che funziona bene, una pianta che fa foglie anche piccoline, è bella, fa rami fini, quindi le caratteristiche per essere bella, per fare un bonsai di valore, c'è secondo me. Problema qual è, ragazzi? Che se comprate una zelcova che fa cagare, poi alla fine vi trovate in difficoltà perché ovviamente è difficile anche a portarla avanti e migliorarla. Quindi ci ricolleghiamo alla questione di impostazione, filatura, tiranti, quello che volete. Non è che non siete capaci, che ovviamente è così perché all'inizio è difficile sapere impostare una pianta, però se prendete anche un materiale che ha dei difetti allucinanti, che sembra una biscia che fa così. Ma come cazzo fate a tirarci fuori un bonsai? Cioè, bisogna fare budget, lo dico sempre, non mi stancherò mai di dirlo. Quindi la zelcova ci può stare per partire, come un acero tridente. Ovviamente, anche lì, se abitate in una zona che è molto secca, molto caldo, dovete annaffiare parecchio. Quindi può darsi che anche una zelcova nella vostra città dove state, magari non funzionano anche tanto bene. Quindi prendetevi magari un olivastro, una bougainville, che ne so, piante che lavorano bene al sud, prendetevi quelle. Gli olivastri sono veramente più gettonati, filirei. Però se siete nord, centro Italia, ok, zelcova, ok, perfetto. Però ragazzi, cercate di comprare una pianta bella, Cristo, perché se no è inutile, ragazzi. Cioè, bisogna prendere piante belle alla fine, ok? Quindi piante facili da coltivare, ma che abbiano già una forma di partenza, delle caratteristiche che vi portano poi ad avere un lavoro più semplice possibile nel tempo. Ovviamente, se un avanzato ha più occhio, ha più, che ne so, vede meglio quello che potrebbe venire fuori da una pianta, la sa impostare bene, la porta avanti meglio. Ma se un materiale ha dei difetti della Madonna e fa schifo, ragazzi, non tirate fuori niente anche se siete esperti. Cioè, la roba da buttare nel cesso è da buttare nel cesso anche se siete bonsisti da 30-40 anni. Cioè, punto e basta, ragazzi, dai. E un'altra cosa. Per quanto riguarda sempre la scelta del materiale e la scelta poi dei prodotti da utilizzare, ragazzi, se continuate con la mentalità low cost, che oddio, con la pianta costa 300 euro, ne prendo uno da 80 e tanto è uguale. Non è uguale, c'è un motivo, cazzo, se costa 300 una pianta e l'altro 80 euro magari. Primo, qual è il problema? Pianta da 80 euro e siete stimolati magari a comprarne anche 2-3, no? Cosa ve ne fate di 2-3 piante che fanno cagare in casa? Non ve ne fate niente, ragazzi, niente, perché se non vanno bene e ne prendete 2-3 così fate pratica di qua di là, fra 5-6 anni avete ancora 3-4 piantine che fanno schifo e non ci tirate fuori niente. Ne comprate una, ok? Sembrerà una spesa eccessiva, sembrerà, oddio, ho paura, come devo fare? Ma il problema, ragazzi, se comprate delle piante che fanno schifo, che non hanno una forma fatta bene, che non c'è un materiale di partenza adeguato, ragazzi, non imparerete mai, ok? Quindi all'inizio magari, ok, comprate una pianta che costa poco, ma poco vuol dire 20-30 euro, no? Per capire come si coltiva.
Ed è un percorso che dura un anno, secondo me, ok? Perché quando l'avete messo in substrato specifico, acqua, luce, con cima bomba, avete capito cosa vuol dire coltivare un bonsai. Non è che bisogna fare la laurea dei fenomeni, no? Per scoprire cos'è la zeolite, lo sfagno, le molecole. Ma dove cazzo dovete andare per dare un po' d'acqua a una pianta, no? E ve lo dico io, ragazzi, che è così. Io ho imparato a coltivare i bonsai semplicemente seguendo le regole che usavano gli altri bonsaisti. Cioè, sono andato a casa dai professionisti e vedevo che tutte le sere gli dava l'acqua, concime. Che si fa? Niente, acqua il giorno dopo ancora, acqua di nuovo, alla fine. Cioè, ma cos'è che dovete studiare? Dovete impallinarvi il meno possibile su tutte quelle cose di contorno che poi vi fregano, ok? Quindi, prima cosa in assoluto, comprare piante adatte al vostro clima e piante che hanno una forma che sia adeguata, che poi ci porti a sviluppare un albero in miniatura. Spendete, c'è un motivo se le cose costano un po' di più. C'è un motivo, ragazzi, è inutile che cercate sempre di tirare indietro, anche per le forbici, compro le forbici per tagliare il pollo e le uso per fare le potature, tanto è uguale. Alla tronchesa, ma vado in ferramenta, mi compro una tronchesa da elettricista. Ma ragazzi, ma se iniziate così, con la mentalità del tanto è uguale, fra 5-6 anni andate avanti per tentativi e non tirate fuori niente, ok? Cioè, nel prossimo video, ragazzi, mi raccomando, focus sulle cose importanti, quindi scegliere il materiale che funziona nel vostro territorio, che non è per forza la zelcova o un acero, che a me piacciono e funzionano, però se da voi non funziona, no, perché abitate al polo nord, comprate una pianta che funziona al polo nord, cioè punto e basta, non c'è una pianta che va bene per il neofita, è una pianta che va bene per il professionista. Ci sono le piante che funzionano da voi, ovviamente trattate bene, ci sono quelle che invece sono un po' più problematiche. Le carmone fanno cagare, basta comprare carmone, ficus, serisse, fanno schifo quella roba lì, non diventerà mai niente. Hai voglia di scrivere, amo, no, te offendi, ma però, chini. Ma se no, sì, io vi dico che non si tira fuori niente da quella roba lì, è inutile andare a spendere anche 5 o 10 euro, amo una pianta che io userò all'inizio, poi, ma poi cosa, se iniziate male, poi dopo continuate male, punto e basta, ok? Carmone, viene il cesso, buttate via. Chi vi dice che no, però vanno bene, non ha capito niente perché sta coltivando le carmone anche lui. Ok, quindi roba che non va, roba che ha mille problemi, roba che fa schifo come genetica, roba che va tenuta in casa, poi ritirata fuori, in casa, ha troppa acqua, è sotto vaso. Ragazzi, cercate veramente di non andarvi a intortare in cose senza senso, ok? Fondamentale. Seguite chi sa fare le cose e chi fa esplodere le piante a bomba, ok? Bello sto leccio, è una delle migliori che ho. Ciao ragazzi, mi raccomando, adesso caricate con Biodoped perché è un periodo di transizione, questo è fondamentale, ok? Ciao a tutti.